Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi volevo farvi vedere questa incastonatura venuta fuori da alcuni pensieri di notte, in una notte un pochino insonne. E così mi è venuto in mente di incastonare con questa tecnica. Ho guardato un pochino sul web, non ho trovato nulla, per cui se qualcuno rivendica questo tipo di incastonatura, chiaramente eliminerò il video. Come vedete, si può incastonare un po' di tutto. Chiaramente cambiano i moduli, quanti moduli bisogna fare. Questo, per esempio, è uno Swarovski da 18 mm incastonato con delle rocaglie della Miyuki. Questo invece è un Rivoli di vetro ed è incastonato da 16 mm incastonato con delle rocaglie della Toco. Quest'altro è un Rivoli da 14 incastonato con le Miyuki ed è sempre di vetro, come quest'altro da 14 di vetro incastonato con le rocaglie della Toco. Questo è un Rivoli da 12 incastonato con delle rocaglie della Miyuki. Sì, queste sono Miyuki. Ho poi fatto un piccolo esercizio per vedere se anche questo tipo di incastonatura consentiva un abbellimento e mi sembra che questa è una cosa così molto semplice che ho fatto, consente anche di fare un abbellimento intorno come più vi piace. Quindi mi è sembrato anche questo è un Rivoli, penso Swarovski. Sì, questo è uno Swarovski ed è incastonato con le Miyuki. Quindi consente di utilizzare varie tipologie di rivoli, varie tipologie di rocaglie e così mi è piaciuto un pochino proporvelo. Anche dietro, come vedete, è molto pulito. Lo trovo molto molto grazioso. Ora incastoneremo un Rivoli da 14 mm Swarovski. Volevo prendere, ah, non va bene. E lo incastoneremo con delle rocaglie della Miyuki color argento e delle rocaglie sempre della Miyuki da 15 mm le Silver. Per vedere meglio i passaggi utilizzeremo poi come piccolo abbellimento delle rocaglie, sempre da 11 della Miyuki, le 451 verdi che richiamano un pochino il verde del Rivoli. E utilizzeremo anche un altro tipo di rocaglie 15-0 sul verde, poi vedrò un pochino quali delle tre tipologie che ho utilizzerò. Ok. Come filo io ho usato un Farline 012 Crystal. Direi che come materiale abbiamo tutto, un ago, l'ago che preferite e quindi buon tutorial. Scusate, ma in corso d'opera ho visto che le rocaglie 11 argento e 15 argento sarebbero state poco visibili e quindi le ho messe verdi. Inseriamo sul lago 3 rocaglie 11 0 argento, 2 rocaglie 15 e 3 rocaglie. E 3 rocaglie, ecco, avvicino un pochino, sempre 11 e chiudiamo a cerchio. Ecco qui, facciamo due nodini.
E questo è il primo motivo. Eccolo qui. Ecco qui, abbiamo chiuso a cerchio, vedete? E ci introduciamo attraverso le tre rocaglie 11,0 che ci troviamo prima delle rocaglie 15. Eccole qui. A questo punto noi prendiamo due rocaglie 15 e quattro rocaglie 11. È una specie di row, anche se è fatto con delle rocaglie di misura diversa. E diciamo, ci introduciamo in queste due rocaglie tra le 15 e le 11. Dobbiamo sempre portarci ad uscire, quindi riattraversiamo le rocaglie 15 che abbiamo appena inserito e le prime due rocaglie 11,0. Ora c'è una piccola particolarità che vi consente di non sbagliare. Quando noi con il filo usciamo tra le rocaglie 15, dobbiamo iniziare dalle rocaglie 11, dobbiamo iniziare con le rocaglie 11. Quindi inseriamo sul lago perché dovremmo sempre inserire 4 rocaglie 11 e 2 rocaglie 15. Ecco qui, vedete? E ci introduciamo sempre in queste due rocaglie di lato alle rocaglie 15. Questo perché praticamente nella parte alta ci siano sempre le rocaglie 15 e nella parte bassa sempre le rocaglie 11. Poi riattraversiamo nuovamente le rocaglie 11 e ci portiamo tra la rocaglia 11 e la rocaglia 15. Ora con l'ago, quando noi ci troviamo dalla parte delle rocaglie 15, dobbiamo iniziare con le rocaglie 15, quindi 2 rocaglie 15 e 4 rocaglie 11. Una volta capita questa tecnica, poi il lavoro rimane veramente semplicissimo e si rientra sempre nelle due rocaglie qui di lato. Vedete? Sempre su quelle si lavorerà. Ecco, e ci veniamo a trovare con le rocaglie 15 nella parte superiore. Ora nuovamente attraversiamo le rocaglie 15. Lo faremo un'altra volta perché mi sembra un passaggio molto semplice. Attraversiamo le due rocaglie sulle quali noi poi possiamo iniziare a fare il motivo successivo e trovandoci con l'ago tra le rocaglie 11 inizieremo con le rocaglie 11, quindi 4 rocaglie 11 e 2 rocaglie 15. Eccole qui. E nuovamente ci inseriamo nelle due rocaglie successive che si trovano dopo le rocaglie 15 e tiriamo bene. Poi risaliamo nuovamente per fare il secondo motivo. E usciamo sempre tra le 11 e le 15. Ecco, io direi che potete proseguire anche da soli perché la tecnica è abbastanza semplice. Quindi ora che siamo usciti tra le 15 e le 11, inseriremo per prima le due rocaglie 15 e poi metteremo le 4 rocaglie 11. E dobbiamo fare 10 e 9 motivi, scusate, 1, 2, 3,
5, altri 4 motivi. Averne 9. Poi proseguiamo per unirci. Ok? A dopo. Abbiamo fatto i 9 motivi, ora li contiamo, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ecco qui. Questo è il nono che ho appena unito. Quindi a questo punto noi ci dobbiamo unire alla parte opposta del lavoro. Dobbiamo chiudere a cerchio, attraversiamo tutte quante le rocaglie 11.0 e ci portiamo qui tra la rocaglia 15 e la rocaglia 11. Prendiamo sempre due rocaglie 15 e ci inseriamo nelle due rocaglie. Ecco, le 11 in basso, quindi usciamo dall'alto e ci inseriamo dall'alto verso il basso. E chiudiamo la parte superiore. Poi inseriamo 2 rocaglie, perché 2 le abbiamo. Poi altre 2 le prendiamo qua, 2 sono queste, sono 8 alla fine. E ugualmente ci inseriamo, vedete, dal basso verso l'alto, ecco, potrei farvelo vedere proprio poggiato, che forse lo vedete meglio. Ecco, entriamo dal basso verso l'alto e praticamente chiudiamo tutto il lavoro. Formiamo il decimo anellino. Eccolo qui. Ripassiamo attraverso le due rocaglie 15 che abbiamo appena inserito. Poi passiamo nelle rocaglie laterali. Nelle due rocaglie in basso e nelle rocaglie laterali di congiunzione, e praticamente abbiamo formato, ecco qui, il decimo anellino. Ora dovremmo fare lo stesso tipo di lavorazione che abbiamo fatto nella parte superiore della incastonatura anche nella parte inferiore. E ora ve la faccio vedere. Anche questa è molto molto semplice. Rientriamo nelle due rocaglie 15 e in basso nelle due rocaglie di congiunzione tra i vari anelli. Diciamo, dobbiamo unire attraverso queste due rocaglie che noi abbiamo in basso. Vedete, ogni anellino ha due rocaglie in basso e noi ci uniamo a queste due. Forse qui c'era il nodino, però va bene, riusciamo comunque a passare. Io come al solito ho un ago un po' grande, va bene. Ora, per fare la parte inferiore che è speculare alla parte superiore, dovremmo lavorare al contrario, nel senso dobbiamo prendere due rocaglie 11, due rocaglie 15 e due rocaglie 11. E lavoriamo sempre in cerchio, usciamo da questa parte delle due rocaglie e rientriamo nella parte opposta. Eccola qui. Sì, qui c'è il c'era il nodino. Va bene.
siamo riusciti comunque a passare. E abbiamo formato il primo anellino. Ora le due rocaglie laterali saranno quelle di congiunzione. Quindi risaliamo sempre, vedete, forse lo avvicino un pochino, lo vedete meglio. Risaliamo sempre delle due rocaglie. Prendiamo due, siamo vicini alle rocaglie 15, quindi prendiamo le due rocaglie 15 e le due rocaglie 11 che saranno la congiunzione con l'anellino successivo. E a questo punto noi abbiamo quattro rocaglie, quindi ci uniamo alla rocaglia di base dell'anellino superiore, poi passiamo attraverso le due rocaglie che abbiamo utilizzato, vedete, di congiunzione con, sono quelle che uniscono i due anelli, ripassiamo attraverso le due rocaglie 15 e a questo punto dobbiamo anche entrare nelle due rocaglie laterali che saranno la congiunzione con, ecco, decentriamolo, hanno la congiunzione con il motivo successivo. Poi dobbiamo prendere comunque la rocaglia di base perché è comune ai due anelli. Quindi noi ci dobbiamo unire a quattro rocaglie, esattamente come se facessimo una tecnica row. Ecco, prendiamo, in questo caso usciamo dalle rocaglie 11, due rocaglie 11 e due rocaglie 15. Ora lavoreremo sempre con quattro rocaglie, due 11 e due 15, perché le altre due e 2, 4 ce le abbiamo già e ci inseriamo nella congiunzione, vedete, dell'altro anellino. Cioè dobbiamo lavorare esattamente in tondo, quindi rientriamo nella base tra i due anelli. Anche questo passaggio è più difficile da spiegare che da fare, perché una volta che voi guardate bene il lavoro vi accorgete che è molto semplice. Dovete sempre ripartire dall'anellino laterale, dai due anellini laterali che abbiamo, perché sono la congiunzione con il motivo successivo, mentre questi due sono la congiunzione con i due motivi, quello superiore e quello inferiore. Quindi siamo vicino alle due 15, prendiamo due 15 e soltanto due 11 e passiamo nuovamente dentro la base. Anzi, vi faccio vedere, entriamo nella base e entriamo anche, vedete, nel lato e formiamo un altro anellino. Tutto molto molto semplice, vedete, speculare a quel lavoro che avete fatto dall'altra parte. Poi entriamo attraverso le quattro rocaglie che abbiamo appena inserito, in questo caso dobbiamo unirci anche alle due dell'anello successivo, ecco, e prendiamo sempre, uscendo dalle rocaglie 11, prendiamo due rocaglie 11 e due rocaglie 15. Chi conosce il row, la tecnica questa è semplicissima. Per le altre, ecco, queste sono le due rocaglie di congiunzione degli anelli e sempre su queste noi dobbiamo andare e su quelle altre quattro.
le altre due e riformiamo l'anellino. E poi riandiamo sulle due di congiunzione per fare l'anello successivo. Ecco, in questo caso noi avremmo due rocaglie, le due rocaglie 15, iniziamo con due rocaglie 15 e due rocaglie 11 e praticamente torniamo indietro, prendiamo queste quattro, vedete? Le due sotto il motivo che avevamo fatto nel primo giro e le due che abbiamo appena inserito nel giro successivo. Ok, poi riattraversiamo le 15 e le 2 che abbiamo messo adesso per fare questo lavoro in tondo in maniera tale che non si vedano i fili. Dobbiamo ripartire sempre dal lato, ecco. Quindi qui metteremo due rocaglie qui 11 e due rocaglie 15 e ci andremo sempre ad unire alle due di congiunzione. E poi attraversiamo le due che uniscono i due motivi e nuovamente le due che invece ricominciano a formare l'anello successivo. Io direi che ve l'ho fatto vedere parecchie volte, quindi vedete come si chiude? Vedrete che è un lavoro semplicissimo, è più difficile da spiegare che da fare. E qui ripartiamo con due rocaglie 15 e due rocaglie 11 e rifacciamo sempre la lavorazione ad anello fino a ritornare su queste due laterali per poter fare l'altro anellino. È una tecnica molto semplice. Ok, io direi che possiamo vederci quando stiamo unendo la seconda parte che stiamo facendo con le rocaglie. Ok, ci vediamo dopo. Ecco qui, ci troviamo a dover unire i due anellini, quello di destra, vedete, e quello di sinistra, con quello in basso, che è l'ultimo. Noi ne abbiamo fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ecco, ne abbiamo fatti 9. Quindi a questo punto noi mettiamo dentro il rivoli e poi la lavorazione è veramente molto semplice. Ecco qui, noi usciamo, dobbiamo rientrare attraverso questo anellino. Eccolo qui. Poi risaliamo fino alle due rocaglie 15. Inseriamo sul lago le due rocaglie 15. E poi, come avrete capito, tutto il resto già c'è, perché abbiamo le due laterali, abbiamo le due in basso e le altre due laterali. E quindi dobbiamo semplicemente unirci, entrando tra la 15 e la 11. Ora, eccolo, per farvelo vedere bene, vedete? Rientriamo attraverso poi formiamo l'anello che le rocaglie già ci sono.
Dobbiamo quindi mettere soltanto le due rocaglie 15, perché le laterali e quella sotto già ci sono. Si chiude, si stringe bene e vedete che l'incastonatura già è fatta. Ci vuole veramente, veramente poco. Rinforziamo leggermente tirando bene. E vedrete che tutto chiude. Ora, per non far vedere questi vuoti che si trovano tra le rocaglie 11 e 15, io ho inserito un piccolo abbellimento con delle rocaglie 15 di colore diverso. Ecco qui, ci portiamo tra le rocaglie 15, attraversiamo le prime due rocaglie 15 e poi o con lo stesso colore o con un colore leggermente diverso, io ora utilizzerò lo stesso colore, noi uniamo una rocaglia 15 tra i vari gruppetti di due e vedrete che chiude perfettamente. Vi può capitare che con alcune rocaglie questo non serva perché sono leggermente più grandi, quindi questo lo fate semplicemente quando voi vedete che c'è un vuoto tra i due gruppetti di rocaglie. Ecco qui, diciamo che anche questa cosa potete continuarla da sole e noi ci vediamo una volta completato tutto questo lavoro. A dopo. Ecco, vedete come chiude perfettamente? A questo punto noi dobbiamo semplicemente risalire attraverso le due rocaglie che uniscono i vari motivi. E ora io direi facciamo questo piccolo abbellimento laterale in maniera tale da nascondere un pochino la rocaglia che è in verticale. E prenderei queste rocaglie verdi, vediamo se sono abbastanza carine. E quindi attraversiamo le due rocaglie argento e inseriamo una rocaglia sempre 110 verde, tutto in tondo. E andiamo a riempire tutti i vuoti che ci sono. Potete anche mettere la rocaglia dello stesso colore argento, questo è a vostro gusto, chiaramente. Ecco qui. Io direi che anche questo passaggio lo potete proseguire da sole perché vedete è abbastanza semplice. Ci vediamo alla fine dell'inserimento delle 11. Ecco qui, abbiamo terminato l'inserimento di tutte le rocaglie 110 in tondo. Ora risaliamo attraverso la colonnina di due rocaglie e ci portiamo a fare lo stesso inserimento che abbiamo fatto nella parte inferiore con le rocaglie 15-0 anche nella parte superiore. Non sempre questo inserimento è necessario perché purtroppo lavorando ci siamo resi conto tutte quante che le rocaglie non sono tutte della stessa misura, quindi vi potrà capitare che con qualcuna dovrete fare questo aggiustamento inserendo una rocaglia e con altre no. Io ora la metto di colore diverso, quindi mi inserisco nelle due rocaglie 15-0. Ecco.
e faremo questo altro abbellimento e copriamo. La colonnina, però, come ripeto, non sempre è necessario perché basterà passare attraverso tutte quante le rocaglie 15-0 e si chiude bene a cerchio e non si ha necessità di questo ulteriore abbellimento. Io direi che intanto ci possiamo vedere una volta completato tutto questo inserimento di 15-0. Ecco qui. Abbiamo terminato l'inserimento anche delle rocaglie 15-0 e praticamente in pochissimo tempo avete finito questa incastonatura che lascia comunque rivoli molto luminoso perché poi lo vedete anche nei lati. A me non dispiace come tipo di incastonatura. Poi, se volete farne un semplice orecchino, potete unire qui una goccia e poi fare l'anellino. Ma questo è anche carino come punto luce. Vi dirò che io, per esempio, questo da 18 lo utilizzerò senz'altro come punto luce. Ora farò anche gli orecchini uguali con due Swarovski Golden Shadow. Veramente bello, molto elegante, mi piace molto. Ok, il tutorial di questa incastonatura minimal è terminato. Se lo riproducete e farete anche degli abbellimenti, mi farà piacere vederlo. Un bacio a tutti e al prossimo. Ciao ciao.